riservato alle donne nelle liste elettorali. Ecco, queste quote sono in linea con l'articolo 3 e l'articolo 51 della Costituzione italiana, secondo cui è compito dello Stato rimuovere ogni ostacolo economico e sociale che non permetta il pieno sviluppo della persona. Ed è inoltre suo compito promuovere con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donna e uomo. L'altra squadra ha parlato di meritocrazia. Ecco, in particolare hanno detto che le quote rosa rischierebbero di imporre delle donne in dei posti di rilievo quando ci sarebbero degli uomini più capaci. Ecco, questa, secondo una statistica del MIUR, non è esattamente la verità. Infatti, il 59% della popolazione universitaria è costituita da studentesse, ma soltanto il 20% di queste riesce a raggiungere l'apice della carriera lavorativa. Le conseguenze sono prima di tutto economiche. Noi spendiamo più del 50% delle risorse per formare delle ragazze che poi vedranno il loro merito surclassato da degli uomini anche meno capaci. Inoltre, sotto un certo punto di vista, è vero che le donne sono più sfavorite degli uomini nell'ambito del lavoro. Infatti è opinione comune che una donna, se decide di mettere su famiglia, debba allontanarsi dal lavoro per curare i bambini. Noi vorremmo dimostrare che in realtà questo non sia vero, come una neomamma abbia le stesse capacità di un neopapà. E questo lo dimostra il caso di Emilia Bordicino, nominata Managing Director dell'Italia nel 2016 al settimo mese di gravidanza. Ed è la stessa Bordicino a sottolineare con forza la capacità di una neomamma, focalizzando l'attenzione sul ritardo dell'Italia rispetto al resto dell'Europa nell'ambito del lavoro femminile. Un esempio concreto di come le quote rosa possano essere effettivamente un punto di arrivo è la legge Golfo Mosca numero 120 approvata nel 2011. Questa legge impone il rispetto delle quote di genere nell'ambito dei consigli di amministrazione delle società con la legge rossa. Questa legge è supportata anche da un programma chiamato Women in Business and Economic Growth, condotto dall'Università Bocconi. Ecco, questo programma ha sottolineato come la presenza femminile all'interno delle società apporti benefici. Sarebbe bello vivere in un mondo ideale in cui la meritocrazia regni sovrana, ma purtroppo il nostro mondo ideale è ben poco. Se la donna può salire al patibolo, allora ha anche uguale diritto di salire alla tribù.